Buonasera e benvenuti agli appassionati di ciclismo, ma anche agli appassionati sportivi da Campo Imperatore, dove si è conclusa la settima tappa della 40esima edizione del Giro d'Italia Under 23, tappa che è stata vinta dall'atleta australiano della Scott Jay Hindley, secondo il compagno Lucas Hamilton e terzo Pavel Sivakov. Tra l'altro questo podio di tappa è lo stesso della classifica generale, ma al contrario, ovvero il russo della BMC Sivakov ha vinto questa 40esima edizione, dunque maglia rosa per lui, mentre i due australiani lo seguono a ruota. Hamilton 9 secondi di distacco, Hindley 17. Siamo in compagnia del direttore tecnico che è venuto di nuovo a trovarci, Davide Cassani, dopo la tappa di ieri, altra tappa abruzzese, Francavilla al Mare, Casa l'Incontrada. Intanto questo epilogo è stato l'epilogo più giusto? Sì, è stato l'epilogo più giusto perché Sivakov si è difeso alla grande, un po' in difficoltà negli ultimi 200 metri, ma ormai il Giro d'Italia era suo, quindi complimenti per questo russo nato in Italia, San Donà di Piave, residente in Francia e corre per una squadra svizzera, quindi un vincitore all'insegna dell'internazionalità. Tutte belle le tappe, però quella di oggi ha un fascino particolare. Ma sai, Campo Imperatore è un posto magnifico, splendido. Tra l'altro la pioggia non è arrivata come previsto. Per fortuna, come nel 99 quando vinse Pantani. Esatto, e quindi il sole ci ha accolto e sono veramente contento perché è stato un Giro d'Italia bellissimo, grazie ai corridori, grazie alle squadre, grazie all'organizzazione, alla polizia stradale che ci ha dato la possibilità di correre queste 7 tappe in estrema sicurezza. Ad un certo punto si è temuto quasi che la vittoria del compagno di squadra di Hamilton, di Hindley, avesse privato addirittura della maglia rosa il compagno. Evidentemente erano stati già fatti dei conti prima, no? E anche va detto che a livello proprio di Elite Under 23 si corre con meno tatticismi rispetto ai grandi. Gli australiani hanno corso abbastanza liberi, sì, gioco di squadra, ma fino ad un certo punto. Anche oggi se la sono giocata entrambi. Perché Hamilton aveva già vinto in fondo una tappa? Aveva vinto una tappa e oggi è arrivato secondo. Tra l'altro la cosa curiosa è che Hindley, non dico che sia un corridore di casa, ma 2 anni fa è stato campione regionale perché militava nella squadra di Umberto Di Giuseppe, nell'Aran. È stato campione regionale abruzzese perché? Esatto. Perché il regolamento prevedeva e concedeva a corridori che militavano in una squadra regionale di partecipare e di concorrere alla maglia. Quindi forse conosceva già queste strade, non lo so. Eh sì, evidentemente è così. Comunque tornando, l'abbiamo già sottolineato ieri nel corso del collegamento da Casa l'Incontrada, nella tappa Francavilla Casa l'Incontrada, è stato davvero uno spettacolo che sia tornato questo Giro d'Italia Under 23, fortemente voluto un po' in primis dal direttore tecnico ma anche dalla federazione. Soprattutto dalla Federazione Ciclistica Italiana, che sta investendo sui giovani, e avevamo assolutamente bisogno di riportare il Giro d'Italia Under 23. Ci siamo riusciti, è stato un successo e penso che per i nostri corridori e le nostre squadre questa corsa sia fondamentale per la loro crescita. Una rinascita per questo Giro Under? Una rinascita, adesso godiamoci qualche giorno di riposo e poi pensiamo al prossimo anno. Complimenti, vorrei appunto farli a Marco Selleri, alla Nuova Placci, agli organizzatori perché sono stati impeccabili. Naturalmente però il ciclismo non si ferma, adesso nel mirino ci sono i campionati italiani. Campionati italiani, naturalmente adesso la mia attenzione sarà rivolta ai professionisti, avremo il Tour de France dove sarà impegnato il nostro Fabio Aru, avremo i campionati europei in Danimarca, percorso completamente pianeggiante, quindi il nostro obiettivo è quello di preparare soprattutto Elia Viviani e proprio per prepararlo con la nazionale saremo al Giro dell'Austria nei primi giorni di luglio e poi naturalmente i campionati del mondo il 24 settembre in Norvegia. Cassani, noi siamo un po' di parte perché siamo abruzzesi, però volevo chiederle, queste 2 tappe in Abruzzo come sono state? Sono state ottime, sono state vissute, abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria,
ci hanno sistemato le strade, abbiamo avuto la possibilità di correre queste due tappe su strade sicure, e quindi vorrei ringraziare il Presidente della Regione, D'Alfonso, che si è messo a disposizione e ci ha dato la possibilità di ripristinare questo Giro d'Italia, ma soprattutto di finire questo Giro d'Italia in questo posto incantevole qui a Campo Imperatore. Lei ha accennato anche al tema in pratica della sicurezza, perché avere delle strade in ordine vuol dire anche per chi va in bicicletta non dover cadere, non dover temere le buche o quant'altro. Deve essere un impegno quello, anche se i fondi a disposizione delle amministrazioni sono sempre più esigui. Sì, perché le buche sono un pericolo per gli automobilisti, per i motociclisti e anche e soprattutto per i ciclisti. Quindi lo so, non è facile, perché sistemare le strade ha un costo non indifferente, però la salute, la sicurezza è un qualcosa che dobbiamo assolutamente pretendere, e quindi anche questo Giro d'Italia, anche questo messaggio può essere importante per dare la possibilità a chi va in bicicletta, ma per tutti coloro che sono sulle strade, di farlo evitando, o meglio, cercando di non avere tutte quelle buche che possono causare incidenti. L'ultima, Cassani, siamo stati un po' distratti, ma il primo degli italiani è confermato, Conci? Conci. Settimo? Settimo, bravo, un ragazzo al secondo anno nella massima categoria Under 23, naturalmente. Corridore della ZALF. Corridore della ZALF, ha finito gli studi l'anno scorso, quindi quest'anno per il primo anno si ritrova a fare il corridore al 100%, era bravissimo tra gli juniores ed è bravissimo anche tra gli Under 23. Secondo me, se resterà tra gli Under 23, l'anno prossimo avrà delle grosse possibilità di migliorare e quindi di poter anche aspirare ad un posto sul podio. Davvero l'ultima, a proposito di podio, ieri completamente azzurro il podio a casa l'Incontrada, ci consoliamo in questo modo, però è un bel modo di consolarsi. Beh, ieri gli azzurri sono stati fantastici, oggi è stato bravo Conci, è stato bravo anche Covili, che ha tentato da lontano, poi è stato raggiunto, ha riprovato negli ultimi 2 chilometri ed ha fatto una gran bella corsa. Grazie di cuore, congediamo il direttore tecnico Davide Cassani, però subito un altro ospite d'eccezione, il presidente di Federciclismo Renato Di Rocco, che ha partecipato ovviamente a questo epilogo a Campo Imperatore. Non poteva mancare la federazione, che ha voluto fortemente, insieme, lo abbiamo già sottolineato, al direttore tecnico e allo staff intero delle varie nazionali, il ritorno dopo 5 anni, a distanza di 5 anni, di questo giro Under 23, presidente. Ma sicuramente, l'ha voluto davvero con molta determinazione Davide Cassani, che non vuole limitare il suo ruolo a quello di commissario tecnico, ma ormai è anche direttore delle squadre nazionali, e soprattutto mette in campo tutte quelle azioni che possono essere utili per promuovere e valorizzare sempre di più tutto il nostro parco degli atleti. E il giro mancava, perché nel calendario nazionale sono venute meno alcune corse a tappe, per cui credo che la differenza va fatta. Insomma, il clima che si respira all'interno della caravana di grande soddisfazione, anche di gratitudine per chi si è messo in campo per organizzare questo evento. 7 giornate di altissimo livello, perché a livello italiano ci sono tutti i migliori atleti e le migliori squadre presenti, e anche a livello internazionale, le squadre straniere che insomma hanno fatto man bassa di successi, anche se ieri c'è stato l'intero podio italiano, e lo ricordiamo. Assolutamente sì, insomma abbiamo scimmiottato il giro dei prof, per cui con una tappa italiana. Anche perché ha vinto un siciliano ieri come Nibali. È fantastico, come vedi, per cui no, siamo molto soddisfatti di tutto. Io credo che questa fosse l'edizione di avvio, sono molto felice che si sia conclusa qui sul Gran Sasso, all'Aquila. Un arrivo affascinante, no? Arrivo affascinante, che credo che rimanga sulla pelle di tutti gli atleti, sia per la fatica che hanno fatto, ma soprattutto perché sono riusciti a completare la tappa, e la soddisfazione per loro è davvero tanta. Insomma, questa è una di quelle tappe dell'Italia che fa la differenza, e che chi arriva a rimanere nell'albo d'oro. Ha vinto il russo Sivakov, è stato davvero il più forte, perché si è difeso molto bene ieri, e addirittura oggi praticamente i due australiani lo hanno preceduto, lui al terzo posto, poi uno scherzo del destino, la classifica nella generale è stata ribaltata, primo Sivakov e gli altri due australiani dietro. Sì, è vero, però insomma sono stati davvero bravi, perché hanno fatto delle ottime prestazioni, questa è una salita davvero importante, per cui, ma credo che ci sia pure qualcosa
qualcosa di Abruzzo, perché c'è un australiano che è arrivato. Allora, lo abbiamo già sottolineato anche con il direttore tecnico Cassani, perché due anni fa il vincitore, appunto, Hindley, militava nell'Arancucine, lo squadrone abruzzese di Umberto Di Giuseppe, e addirittura due anni fa fu campione regionale. Esatto, questa conferma che la scuola italiana di formazione e di organizzazione delle gare è di altissimo livello. Tutti gli atleti del mondo vogliono venire a correre in Italia, questo ci onora e ci fa piacere. Devo dire che anche fra tutte le squadre partecipanti, l'Australia, parte della Russia, l'Inghilterra, sono nazioni che sono stabilizzate in Italia, partecipano a quasi tutto il calendario nostro, per cui è un confronto davvero di altissimo livello. Presidente, il giro Under 23 è tornato dopo 5 anni di assenza, però è una ripartenza, no? Si può ripartire ancora coinvolgendo magari qualche regione in più l'anno prossimo? Ma sicuramente, io devo dire, dobbiamo dire grazie davvero al presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna, perché insomma è stato il primo a lanciare la scintilla e insieme alla regione delle Marche e l'Abruzzo hanno, come dire, generato la piattaforma per partire. Su quella base tutto il resto è venuto dietro. Davide Cassani insieme a Marco Selleri sono stati davvero a catturare degli sponsor davvero importanti, sponsor che fanno anche il giro maggiore, per cui insomma Enel, Dompei e Vodafone sono marchi qualificanti e multinazionali, per cui questo, come dire, dà molta visibilità a tutto l'evento, e sono convinto che si impegneranno ancora per dare continuità, perché insomma hanno ben compreso, vista la presenza dei loro manager qui all'arrivo ma anche durante le tappe, che a livello, come dire, di utilità sociale, di responsabilità sociale di questi grandi grossi multinazionali, devo dire, gli ha fatto piacere investire sui giovani e credo che continueranno a farlo. Presidente, noi siamo abruzzesi, lei è un abruzzese di Avezzano, vogliamo tirar fuori un pizzico d'orgoglio regionale perché si è deciso e si è concluso proprio in Abruzzo questo giro Under 23? Ma sicuramente, perché insomma, perché Abruzzo, perché anche dobbiamo riconoscere che la Dompei è presente sul territorio qui all'Aquila, perché il sindaco Massimo Celente veramente nel momento in cui hanno fatto la prima posta si è dichiarato entusiasta. La differenza, quando sono tutti entusiasti, poi gli obiettivi si raggiungono, per cui un pizzico di orgoglio abruzzese c'è. L'abbiamo chiuso nel Gran Sasso, che è la cima di riferimento delle montagne italiane, e sta in Abruzzo, ce la godiamo, per cui è davvero felice, godetevela pure voi. Allora, appuntamento alla 41esima? Assolutamente sì, ripartiamo da qui, speriamo. Perfetto, grazie di cuore al presidente federale Renato Di Rocco. Noi, prima di poter coinvolgere magari qualche altro ospite, se ci riusciamo, ribadisco il podio per quel che riguarda la tappa odierna, la Francavilla al Mare, campo imperatore di circa 149 chilometri. Ha vinto l'australiano G.A. Hindley davanti al compagno di team della Scott, e anche lui australiano, Lucas Hamilton. Al terzo posto Pavel Sivakov, che tra l'altro ha conservato la maglia rosa e dunque ha vinto questa 40esima edizione del Giro d'Italia Under 23, e come abbiamo già sottolineato, al secondo posto con 9 secondi di distacco troviamo Hamilton, e al terzo Hindley. In pratica si è capovolto il podio dell'ultima tappa, di questa tappa di campo imperatore. Vediamo se ci sono ancora alcuni ospiti da poter coinvolgere. Non riusciamo a vedere nessuno, comunque possiamo in qualche modo dirvi che la tappa di oggi è stata davvero forse la più affascinante, la più attesa. Perché? Perché c'era la cima Pantani 2135 metri, una salita che nascondeva parecchie insidie, perché è vero che era un continuo sali scendi, però gli ultimi chilometri, vi posso assicurare, gli ultimi 3-4 chilometri comprendeva delle pendenze davvero molto ma molto importanti, intorno al 9-10%. I corridori sono stati molto bravi, anche perché aiutati da un clima decisamente più fresco rispetto alla tappa di ieri, la Francavilla Casalincontrada di 133 chilometri, in cui a farla da padrone è stato sicuramente il gran caldo. Dovremmo avere tra pochissimo anche come ultimo ospite, per chiudere, il presidente regionale di Federciclismo
ciclismo Mauro Marrone, che vedo in lontananza sta per raggiungere la nostra postazione. Intanto ne approfitto per ringraziare Danilo Cinquino nello studio centrale e poi anche qui Alberto Capo dietro questa telecamera che mi sta inquadrando. Sta per arrivare, anzi arriva qui Amadori. Marino Amadori, eccolo qui, insomma grandi soddisfazioni da parte di tutti per la conclusione affascinante, no? In questo posto, campo imperatore di questo giro, è andato tutto bene, ieri podio completamente italiano, oggi naturalmente però non ce l'abbiamo fatta, anche se ci siamo andati abbastanza vicini. Sì, come tu hai detto, un bel finale, una bellissima salita a venire fino qua, quindi un bellissimo spettacolo, i ragazzi ci sono dati una bella battaglia, corsa tirata, e un bel ordine d'arrivo, peccato per gli italiani ci siamo stati, perché Covilli e Conci erano protagonisti fino alla fine. Conci ha chiuso al settimo posto. Sì, settimo posto in classifica, Covilli mi sembra che sia arrivato sesto di tappa, mi pare. E quindi una bella tappa, peccato, noi possiamo solo rammaricare che purtroppo l'infortunio di Fabbro, che sicuramente poteva essere molto, molto adatto a questo finale, specialmente in questo arrivo di oggi, però penso ieri è stata una bellissima vittoria di un italiano, una bella tappa, i giovani ci sono dei ragazzi interessanti, promettenti, ci vuole solo un po' di pazienza a lavorarci. Beh, ieri un podio tutto dipinto d'azzurro. Sì, ieri un bellissimo podio tutti azzurri e quindi siamo sulla strada giusta, ci vuole un po' di pazienza e lavorarci. Dicevamo, l'arrivo qui a Campo Imperatore è un arrivo affascinante ma anche ricco di tanti ricordi, no? Pantani. Sì. Sì, sicuramente ti ho fatto la cima Pantani, mancherebbe altro, qui bellissimi ricordi per tutti, anche per i ragazzi stessi, penso che arrivare su questo arrivo sia stato un punto di orgoglio anche per loro, specialmente per i corridori italiani, abbiano un ricordo unico per la loro carriera. Amadori, i ricordi di Giri d'Italia Under 23, quanti ne ha fatti, se li ha fatti? Sì, io ne ho fatti due, il primo e il secondo anno, il terzo anno sono passato professionista, quindi ho dei bellissimi ricordi, a quei tempi si facevano con le regioni, erano squadre regionali, c'era l'Emilia A, l'Emilia B, ero nell'Emilia A, quindi di conseguenza dei bellissimi ricordi, essere qua e riproporre questo giro è un punto di orgoglio per tutti noi, ma non solo per me, ma per quelli della federazione, per Davide Cassani che ci ha messo tantissimo per riproporre questo giro, e adesso siamo partiti e il prossimo anno cerchiamo di fare qualcosa di meglio. E in effetti è una grandissima occasione di confronto per questi ragazzi con altre scuole, con gli stranieri che notoriamente sono sì un tantinello più forti, ma anche perché corrono di più i grandi giri. Sì, come tu hai detto, a livello internazionale ci sono questi ragazzi che hanno già fatto corse a tappe, i nostri ragazzi purtroppo è la prima corsa a tappe, quindi è la prima corsa di 7 giorni che hanno fatto, ma negli ultimi anni, non solo quest'anno, però questa è la strada da percorrere, ci siamo arrivati un po' in ritardo, ma adesso vedremo di recuperare il distacco che abbiamo. Come si usa dire, si sta già pensando all'edizione numero 41, magari allargandola a qualche altra regione? Beh, sicuramente, quest'anno era l'anno zero, si doveva ripartire, e il prossimo anno sicuramente si vedrà di fare, coinvolgendo qualche altra regione, semmai facendo anche qualche tappa in più, però l'importante è che le idee le abbiamo, siamo propositivi e vogliamo riuscire a colmare questo gap che abbiamo a livello internazionale. Davvero l'ultima, Marino Amadori, qual è l'immagine di questa 40ª edizione? Ce ne saranno tante, però l'immagine indelebile secondo Amadori? Beh, sicuramente l'immagine indelebile, il podio di ieri dei tre ragazzi azzurri all'arrivo di Casalin Contrada, e poi dopo questo gruppo di Under 23 che sono i migliori al mondo, non solo italiani, che ci sono dati battaglia per questi 7 giorni sulle strade d'Italia.
Grazie, grazie di cuore anche a Marino Amadori. A questo punto credo che possiamo anche quasi chiudere qui questo speciale dedicato oggi alla tappa Francavilla al Mare Campo Imperatore. Vi abbiamo già detto che la maglia rosa è stata tenuta, difesa a denti stretti dal russo Sivakov, che è giunto terzo in questa tappa sulla cima Pantani, 2135 metri sul livello del mare. Una tappa durissima, però resa un tantino forse più agevole dal fresco che c'è qui in altura. Lo ripeto ancora una volta, la tappa è stata vinta dall'australiano Jay Hindley, al secondo posto il compagno di squadra Lucas Hamilton. Quindi una tappa davvero molto dura, ripetiamo ancora una volta, una tappa molto dura, interpretata molto bene dai corridori. Ricordiamo ancora una volta il podio completamente dipinto d'azzurro di ieri, dove ha vinto un siciliano, Francesco Romano, però sono stati anche bravi gli altri due che si sono classificati al secondo e al terzo posto. È un Abruzzo che è tornato prepotentemente alla ribalta come regione che sa organizzare le grandi corse, lo aveva già fatto in occasione del Giro d'Italia con la tappa sul Blockhaus, e poi c'è stato questo Giro d'Italia che Under 23, che ha visto un doppio impegno, le due tappe, quella di ieri, la Francavilla Casa l'Incontrada di 133 km, e quella di oggi, la Francavilla al Mare Campo Imperatore di 149 km, che ha regalato la maglia rosa al russo Pavel Sivakov. A questo punto ringrazio ancora una volta l'operatore Alberto Capo, e che dire, l'appuntamento con il Giro d'Italia Under 23, come abbiamo già sentito dagli ospiti che vi abbiamo proposto, tornerà l'anno prossimo con la 41esima edizione. A risentirci e buona serata a tutti.